È un'emozione enorme perché io qui sono a casa mia, ma non è soltanto perché è il mio territorio, le mie radici, la mia storia, soprattutto perché qui ho lasciato tanti affetti e il recupero di tanti affetti in queste condizioni, in questa particolare occasione è enorme e procura delle emozioni fortissime. Parte dal 2000. Quindi è recentissimo. Prima di allora il mio compito era quello dell'insegnante, della mamma, della famiglia e non mi è stato possibile poter esternare queste cose. Poi vari percorsi di vita mi hanno portato a poter finalmente attuare qualcosa che mi portavo dentro da tanti anni. Ma in genere alle mie inaugurazioni viene sempre tanta gente perché la mia storia mi ha portato ad incontrare nel percorso di vita un'infinità di persone e queste manifestazioni di presenza sono in definitiva manifestazioni di affetto che per me sono molto importanti e sono un sostegno forte proprio nel quotidiano, come diceva anche il critico prima. È alzare l'anima, è vivere e volare in un altro mondo, è cancellare tutto e rivivere da capo tutte le emozioni che sono più forti, è un elevarsi sicuramente ed è una forte terapia a livello psicologico, a livello proprio di grinta e di energia. Allora, noi abbiamo fatto una programmazione per tutto l'anno di tutte quelle che erano le iniziative di tipo espositivo. Naturalmente abbiamo cercato di dare visibilità un po' a quelle che erano diversi aspetti, quindi da mostre di tipo fotografico, mostre di tipo pittorico, autori che in un qualche modo erano espressione della cultura locale, a mostre invece magari anche di più ampio respiro e spaziare dalla pittura alla scultura, alla grafica, queste sono le cose che vedremo successivamente. Sì, molto contenti, non solo in occasione delle inaugurazioni che ci dà sempre comunque molta soddisfazione, ma anche i numeri che raccogliamo proprio nell'utenza quotidiana ci danno soddisfazione. Vediamo con piacere che si è creato proprio un'abitudine da parte dei cittadini argentani anche nella passeggiata quotidiana a venire all'interno del nostro centro, prendere il Deplian, guardare la mostra, informarsi sulle proiezioni cinematografiche, e per noi questo è l'obiettivo. Ci sono sicuramente un po' tutti gli aspetti, sicuramente ci sono diciamo così un pubblico comunque di appassionati che vediamo che non mancano a nessuna inaugurazione, vediamo comunque c'è la curiosità di individuare che tipo di proposta è stata fatta all'interno del centro culturale. Poi sicuramente c'è un gruppo che via via segue l'autore e si muove in base a un discorso di conoscenza, di affetto.